Dragon Ball, perché non c'è un drago che sia grande come te. Torino Comics 2009 continua con l'evento Dragon Ball. Lascio subito la parola a Giorgio Baracco di Cartoni. Ringrazio Torino Comics per la disponibilità. Dopo un anno ritorniamo con una rivista che è data da bimestrale, data mensile. Torniamo con due altre eccezioni, le voci storiche di Dragon Ball e di mille altri. A questo punto è il caso di lasciare la parola a chi Dragon Ball in Italia l'ha fatto. Noi continuiamo a portarci dietro questo enorme successo di Dragon Ball, che continua a essere replicato e continua a fare un audience altissima. Io lo sto riguardando in onda, ma non mi ricordo di averlo fatto quasi. Però devo dire che insomma lo riguardo in onda e mi stupisco di quello che ho fatto. Soprattutto nelle primissime puntate ero veramente fuori di testa. Bulma per me è uno di quei personaggi che mi ha reso popolare, mi ha reso simpatica, spero, e quindi le vorrò sempre bene, le sarò sempre, sempre debitrice di qualcosa. E sono passati 10 anni, quindi sicuramente quelli che seguono Dragon Ball, voi saprete tutto quello che noi non sappiamo. A parte, come si dice, la prima serie, credo, dove Bulma era praticamente protagonista. Poi c'è stato un certo punto della storia che Bulma è sparita per un sacco di tempo, è vero, no? Io arrivo in sala di doppiaggio e mi dicono: guarda, Bulma è tornata, non chiedermi perché, ha un figlio. Io dico: come un figlio? Sì, ma con chi? Guarda, non lo so, credo con Vegeta. Dico: come con Vegeta? Ma come mai? Nel mentre, non si sa. Dietro a televisori spenti, mixa adesso, passato. Voglio dire, mi sono fatta mille domande, cioè in questo spazio temporale cosa è successo? Bulma che sembrava se così, non lo sai tu. Bulma che scappava, no, dagli assalti del genio, quello un po' maniaco, no? Cioè poi di colpo ha recuperato tu. Vegeta è Vegeta. Ah, no? Quindi, quello cioè, che è piace. È arrivato così, ha fatto un Big Bang Attack. E col Big Bang Attack succedono certe cose. Ho iniziato a fare Vegeta, no? Cioè, come è successo? È successo che il compianto Paolo Torrisi, Maurizio Torresan per chi ci lavorava, vide questo omino con i capelli sparati che era sceso, voi lo sapete meglio di me, vi ricordate anche il secondo della puntata in cui è successo, scese l'omino con la capsula insieme a quell'omone di Napa, e quindi mi ha detto: ma no, cioè questo qua va un po' incazzato così, un po' scorbutico, fallo tu, no? Però si pensava che si dissolvesse nell'aria nel giro di una puntata, come capita. Quindi non è che abbiamo fatto sti casting, queste cose colossali, e poi invece me lo sono trovato addosso così sulle spalle per 10 anni che mi urlava queste cose qua, e io dai, però abbiamo avuto un bel rapporto io e Beggi. E per questo l'hai ucciso? Ragazzi, pronti con le macchine fotografiche, perché questo è uno scoop. È uno. C'è scritto Vegeta è morto, per cui chi non... L'ho ucciso io. Un applauso, dai, anche se lo sei contento. Questo perché? Perché poveretto, dopo 10 anni che continuamente insomma viene riesumato, poveretto, e quindi deve ricominciare tutto da capo, e ogni volta mi dice poi arrivano quelli che fa: mi fai la voce di Vegeta, mi fai il Big Bang Attack, eccetera. Lui stesso mi ha chiesto di terminarlo, per cui ho dovuto farlo. La prima volta che ho visto Dragon Ball hai detto: Può essere perché Bulma partiva con questi monologhi, no? Facendo di tutto, con le sue invenzioni, si faceva una domanda e si dava una risposta, non dando tempo agli altri di interagire. No, poi quando ho visto Vegeta ho detto: ma chi è questo? Perché cioè, la prima volta che è apparso non era un granché affascinante, no? Nel senso, è arrivato piccolo, faceva tutte queste robine così, con la voce incazzata, un po'. Non era neanche disegnato benissimo, per cui ho detto: vabbè,
e poi non sapevo neanche che ci avrei pagato un po' di mutuo, perché almeno quello ho detto, ah, ci pago il mutuo, e invece anche quello, poi c'è stato anche quel tipo di entusiasmo, perché sappiatelo, che comunque per noi questo rimane sempre anche un lavoro, quindi ovviamente al di là dell'entusiasmo che potete vivere voi nel vedere da fruitori del cartone animato, quindi nel vederlo, per noi c'è anche l'entusiasmo lavorativo nel farlo, no? Ci sono gli Benji, se volete salutarli così. Così, perfetto. Occhio alla vetrata! Bene. Vediamo se sei capace di sfondare la vetrata. Dai, vediamo, eh. Scappato. Come siete diventati dei doppiatori? Appena uscito dall'Accademia dei Filodrammatici e con il mio bel diplomino in mano, l'agenzia mi dice, guarda, vai a fare un provino, che cercano gli attori in carne ed ossa per fare la versione telefilmica del famoso cartone animato, dillo, Kiss Me Licia. Per cui hanno detto, adesso chi la doppia Marika? E loro hanno detto, vabbè, ma un'attrice, se è diplomata, si doppia lei. E quindi dalla seconda serie in poi mi sono doppiata nel telefilm. Da lì sono rimasta praticamente nel mondo del doppiaggio. Quindi per me è stata una cosa casuale. Poi è diventata una passione, il mio lavoro praticamente a tempo pieno. Però ci sono arrivata veramente in maniera del tutto casuale. No, ho iniziato molto giovane, ho iniziato a Torino. Nel lontanissimo 1983, facendo delle robe per ragazzini perché c'era bisogno, non feci scuola di doppiaggio, mi lanciarono dentro la sala, mi insultarono a morte per un sacco di tempo, porto ancora delle ferite qua dietro che non vi farò vedere, dico delle piaghe così, perché allora si usava così. E c'è una parte del vostro lavoro che non vi piace? Per ciò che mi riguarda, quando si fanno le cose di fretta e si fanno male, alle volte per fare le cose ci sono dei ritmi di, diciamo, proprio di produzione in cui si fanno le cose in fretta e quindi per forza poi ovviamente quelli che sono più fan di altri dicono ma perché quella cosa lì è venuta così, ma perché li dicevate così, perché la traduzione non è fedele, perché ovviamente per fare le cose con appunto perché devi mandare tutto in onda in fretta, perché i tempi sono quelli, questo è un modo di lavorare che non va bene, quindi questo è un aspetto che a me non piace alle volte. E infatti a volte sarebbe veramente importante far presente che quando veramente ti dicono che bella la cosa che è stata fatta, in realtà veramente è stato fatto un piccolo miracolo, perché comunque in mezzo a tanti piccoli problemi che possono sorgere, noi veramente cerchiamo nel pochissimo tempo, nei limiti che c'è possibile, di dare veramente il massimo. No, c'è una roba che è andata su MTV recentemente, che si chiama Fur TV, che era di Pupazzi. Chi l'ha visto? Ma lui è stato mitico. E io facevo l'appeno, quello che se ne faceva un po' tutte, che si divertiva in questo modo così. E quindi che parlava con la gente. Grande Gianluca! Posso confessarvi una cosa, io l'ho visto in onda, mi sono divertita come una pazza, poi arrivo in una sala di doppiaggio, dico l'abbiamo fatto noi, dico ma chi è il protagonista? Gianluca, non l'avevo riconosciuto, tanto di cappello. Sono troppo ambition.